in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano, Prestito Più, Euroservice Servizi Ambientali, Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Napoli. Bella vittoria, seconda consecutiva in queste due trasferte che non erano facili, nonostante tutto quello che si è detto sul momento del Milan, sul momento della Roma. Andare a vincere giocando con questa autorevolezza, con questa sicurezza, era difficile prevederlo. Il Napoli ci è riuscito, merita i complimenti la squadra, merita i complimenti sicuramente Gattuso, che ha ricevuto le critiche quando lo meritava, deve ricevere i complimenti adesso che lo merita. Ma la cosa più importante è che il Napoli è in corsa, eravamo preoccupatissimi, ho detto più volte, pensavamo addirittura che potesse uscire dalla rincorsa Champions, invece è in corsa. Non sarà facile perché le quattro che sono davanti sono forti, quindi non sarà facile, però con questo Napoli la speranza c'è sicuramente. Ne parliamo insieme, come al solito, anche con le videochiamate, ma abbiamo nella puntata del lunedì allargato un po' il nostro studio, è tornato con grande piacere da noi qui Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Fa piacere avere Gennaro, ma cambio, al mio fianco c'è Gennaro, ma la posizione cambia, ma non cambia ovviamente la presenza in studio fissa di Antonio Gaito. Ciao Antonio, come ti trovi lì? Bene, mi sto abituando. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Si deve ambientare Gaito, invece Anna non si deve ambientare nella sua solita postazione. Anna Di Chiara, ciao. Buonasera a te, ovviamente buonasera a tutti i telespettatori, ma l'avete messo proprio qui vicino a me, Antonio Gaito, così posso punzicchiarlo ancora di più. Ovviamente vi ricordo il modo per interagire con noi 081 18 63 91 55 e poi sul sito Tutto Napoli aspetto i vostri messaggi, i vostri commenti, poi seguiteci anche sulla piattaforma tv.teleatv.it. E come vedete la pagina Facebook è lì, pronta a ricevere le vostre richieste d'amicizia, poi date il numero di telefono, vi prenotate, cosa che molti hanno già fatto, quindi durante la puntata che vi preannuncio durerà di più, siamo ai 90 minuti, quindi finiremo intorno alle 21:20-25 questa sera, e quindi puntata più lunga, telefonate, ne parliamo insieme a voi con anche i vostri interventi con le videochiamate. Ma iniziamo subito con Gennaro e con Antonio, commentando quello che va commentato, cioè il match di ieri, fatto bene, con un inizio molto autorevole, come dicevo nella presentazione, Gennaro, da parte del Napoli, e poi con una gestione abbastanza serena nei minuti finali. Sì, diciamo che il Napoli è un Napoli diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime uscite. Dopo la partita col Milan, il Napoli, ma già nell'impostazione iniziale, anche nell'andare a prendere altri alti gli avversari, sì, ha fatto capire che oramai ha acquisito quelle certezze che serve a una squadra, quel coraggio che non c'era prima, ma questo è dovuto anche, secondo me, anche alla forma fisica di molti giocatori che sono rientrati. Quando hai Koulibaly in forma così, diventa più facile, hai più coraggio per andare a prendere, sì, altri, certo, avversari, perché c'è un giocatore velocissimo che ti copre il lungo. Però è l'insieme proprio del Napoli. A me mi è piaciuto Fabian Ruiz, molto, è ritornato ad essere quel giocatore che abbiamo visto all'inizio campionato. Lo stesso Demme, che è un giocatore indispensabile per questa squadra, perché riesce a portare quell'equilibrio che è mancato nelle partite precedenti. È un Napoli che fa ben sperare, Paolo. Io penso che si può giocare veramente tutte le carte per arrivare in corsa, sì. Antonio, allora iniziamo subito con il giochino della scorsa settimana, che è il seguente. Gennaro non c'era,
tu lo ricorderai. Io inizio sempre prendendo un po' in giro, simpaticamente, tanto parliamo di calcio, ragazzi, prendendo un po' in giro quelli che hanno certezze, perché il calcio, secondo me, Gennaro me lo può insegnare, quelli che hanno certezze, io ho una certezza su di loro, non hanno capito niente del calcio. Pure nella vita, chi nella ha tante vita, certezze. Ma il calcio è una metafora della vita, sì. Esatto, perfetto. Quindi il calcio, meglio non avere certezze. E quindi quelli che dicevano, Maksimovic e Usai, ve lo dico io, non possono giocare in Serie A. Erano titolari in queste due vittorie fuori casa. Fabian e Zielinski non possono giocare insieme. Insieme, c'erano tutti e due in campo, abbiamo fatto queste belle partite. Il Napoli, l'unico modo che può giocare è il 4-3-3. Abbiamo vinto col 4-2-3-1. Quindi le certezze, ragazzi, non ci sono. Ci sono i dubbi, ci sono le cose che vanno fatte bene, che poi aiutano tanto le prestazioni individuali. Se la squadra sta bene in campo, come diceva anche Gennaro, pressa alto, fa il c'ha il baricentro più alto perché c'ha Koulibaly, palleggia, fraseggia con una qualità maggiore, sia in verticale, andando subito con Fabiano su Zielinski, apre bene il gioco sugli esterni, cose che ci farei sicuramente vedere anche tu. Sì, guarda, senza toccare nulla, in questo momento ce l'avevo già aperto, tu facevi riferimento, non ci mettiamo d'accordo oramai, facevi riferimento al baricentro, mostriamolo subito, perché chiaramente Fabiano e Zielinski potevano far fatica in una squadra magari che si allunga molto bassa, perché non sono le loro caratteristiche principali quella di andare a difendere, chiaramente sono leggeri in quella fase. Anche se Fabian ieri ha fatto delle letture su linee di passaggio molto importanti, Fabian ieri. Sì, chiaramente nei duelli lì. No, era posizionato bene, l'ho visto molte volte. Sì, al posto più di lettura che di duelli. Di lettura, sì. È chiaro che tutti questi giocatori danno il loro meglio quando possono puntare la porta avversaria, quando il baricentro e, diciamo, oltre la propria metà campo. Subito, vai. Sì, non so se la regia può mostrarlo. Vediamo che il baricentro del Napoli è stato, credo, superiore a quello visto a Milano. Il Napoli è quello di destra, che era 53 metri, quindi 53. Di poco mi ricordavo sopra 52 Milano, quindi 53, un metro alla volta. Sopra quello del centrocampo, insomma, mentre la Roma 47 metri, poco prima del centrocampo. Invece nel secondo tempo chiaramente si invertono i numeri, perché il Napoli, una volta in vantaggio, chiaramente arretra un pochino, anche se secondo me può sempre risparmiarla quella fase di gioco tutto nella propria ma tre se vogliamo quarti andare campo. A cercare però il sul Peluzzo 2-0, sul 2-0 l'accettiamo, insomma. No, se cerchiamo il Peluzzo, perché si può cercare il Peluzzo, sì. Io nel secondo tempo mi è piaciuto, ho detto prima facendo la domanda, sì, a Gennaro, che ha gestito bene. Secondo me c'erano margini per fare delle ripartenze molto più efficaci, sì. Invece stando troppo forse bassi non siamo riusciti più a farlo. Però bisogna anche fare i conti anche con la reazione, Roma, la reazione, certo, della, certo, squadra avversaria. Noi parliamo di il Napoli ha dominato a Roma con una squadra tecnicamente fortissima. Mancava qualche elemento importante, però è una squadra che sa palleggiare, ma poi c'è la verticalità, una squadra che ha dei giocatori forti tecnicamente. Il Napoli è riuscito proprio a fermarli, dobbiamo dire che anche la fase difensiva è due su tutti, i due esterni bassi che molte volte venivano criticati. Invece abbiamo visto, a me le cose che mi sono piaciute, al di là della personalità con cui hanno giocato la palla, hanno fatto tre o quattro diagonali con grande attenzione, quello che non è, soprattutto con Mario Rui, dove l'abbiamo visto in altre partite, vuol dire che quando questi giocatori sono concentrati e stanno bene fisicamente possono fare prestazioni del genere. Posizionati bene, concentrati, l'attenzione, la concentrazione, l'aggressività è un po' più alta. L'attenzione, la concentrazione, l'aggressività te la danno in automatico il coraggio, bravo, di una linea difensiva più alta. La qualità nel fraseggio te la danno i giocatori che sono in condizione migliore e la convinzione che puoi andare a fare male all'avversario. Poi il calcio Paolo, è sostanzialmente questo. Poi c'è un giocatore come Demme che attacca sempre, no? Sì. È uno che proprio è predisposto a far quello, è normale che tu vedi il tuo compagno che va forte, ci vai anche tu. E questo aiuta perché chiudi le linee di passaggio, costringi gli avversari a tirare la palla lunga e dietro c'hai Maksimovic e Koulibaly, penso che se non la prendono loro, la palla chi la deve prendere? Andiamo da Dario. Buonasera a tutti, soprattutto ciao a Gennaro, con un saluto particolare. Ciao, ciao Dario. Ciao. Senti una cosa, per quanto riguarda Gattuso, queste due gare ovviamente hanno fatto salire le quotazioni di Gattuso, ma la critica poi alla fine che uno vuole fare a Gattuso non è tanto per questa gestione di questi ultimi mesi, che è stata ovviamente altalenante anche per la questione degli infortuni, del Covid e compagnia bella, ma soprattutto perché non ci ha dato identità. L'identità non ce l'ha data e noi abbiamo bisogno di un allenatore che ci dia identità.
Io credo che Gattuso diventa un buon allenatore, un ottimo allenatore, ma quello di ora non è quello che ci serve ora a noi. A noi ci serve un allenatore che abbia le idee chiare, cioè un allenatore tipo italiano, tipo, non dico Juric perché non si andrebbe a cambiare troppo l'identità della squadra, e a noi serve quel tipo di tecnico. Grazie Dario, ti faccio rispondere da Gennaro. Grazie Dario. Allora, Dario, io non penso che Gattuso non abbia un'idea calcistica. Io penso che purtroppo non ha aiutato Gattuso tutte le assenze per Covid, per infortunio, perché questa squadra all'inizio campionato era una squadra che comunque faceva del buon calcio. Lui è sempre partito con questo discorso del 4-2-3-1, dobbiamo anche dirlo. Cioè, poi magari è passato in qualche partita dal 4-3-3, ha visto che comunque alla fine puoi cambiare modulo, ma la differenza la fanno i giocatori e l'interpretazione che i giocatori danno al sistema di gioco, no? E io penso che tutte le colpe del momento un po' particolare del Napoli non sono da attribuire soltanto a Gattuso. Avrà le sue colpe sicuramente, come ogni allenatore. C'è una cosa giusta, secondo me, Dario, quando dice una cosa che io condivido. Ora, non errori sono stati fatti, però è probabilmente un allenatore che sta cercando, più che l'identità alla squadra, sta cercando anche lui qualche cosa per crescere. Probabilmente è consapevole anche lui. Se non ci fossero stati, probabilmente l'hanno arricchito tutti i problemi che ha dovuto superare, anche gli errori commessi. Bravo, forse senza infortuni e discorso Covid, secondo me questa soluzione l'avrebbe trovata, cioè secondo me riusciva a trovarla anche prima. Poteva arrivarci prima, purtroppo non è forse facile. Diciamo nelle difficoltà, bravo, forse non ha saputo trovare delle soluzioni per fare cosa, per fare qualche punto in più. Per bravissimo, bravissimo. Questo sì, però io penso su questa cosa qua deve migliorare Gattuso. Se riesce a limare questa situazione qua, secondo me può diventare un ottimo allenatore. C'è anche un messaggio forse negativo, lui stesso, no? Abbassando questo baricentro ormai famoso, sì. No? Ha dato un messaggio sbagliato. Mancando alcuni calciatori, si sono perse troppe convinzioni. Perché le assenze c'erano, però si poteva fare qualcosa in più. Abbiamo avuto un problema l'altra volta e mi è dispiaciuto molto, spero che stasera funzioni bene il collegamento con questo amico che ci chiama da Doha e che è Gianni. Vediamo innanzitutto se oggi la connessione è buona. Gianni, ciao. Sembra di sì, ciao Paolo. Allora andiamo benissimo, ciao. Ciao e buonasera a tutti gli ospiti in studio, un saluto anche a Gennaro Iezzo. Tu ovviamente Gianni ci chiami per darci il nome dello sceicco che sta per comprare il Napoli, no? Da Doha. Altani, lo speriamo. Io un anno fa credo che si vociferava che l'emiro del Qatar avrebbe voluto investire nel Napoli, poi si rivelò tutta una bufala e ci speravo tanto perché volevo assolutamente... Diciamo la mille lire non gli manca a questi qui. Diciamo questi qui la mille lire non manca. Assolutamente no. E purtroppo non ero qui a Doha quando nel 2014 abbiamo vinto la Supercoppa italiana, mi sono trasferito solo 4 anni fa. E poi è stata fatta un'altra Supercoppa qui l'anno successivo tra Juve e Milan, se non sbaglio, poi dopo... è uscita un po' dal focus di questo, però chiaramente adesso il paese è in fermento per la preparazione dei mondiali di calcio del 2022, ci sono tantissime attese da questo punto di vista, il paese sta costruendo in infrastrutture, in stadi, ci sono 9 stadi. Si giocherà a dicembre, no? Ricordiamo, nel 2022 verranno sospesi i campionati e si giocherà a dicembre, si giocherà la fase finale dei mondiali. Esattamente, questo perché chiaramente il clima qui da maggio fino alla fine di settembre-ottobre è sopra i 40 gradi, quindi non per una cosa veramente orrenda quella stagione, sarà come calendario, fermare i campionati per i mondiali, una cosa bruttissima, però vabbè, i soldi fanno quello che devono fare sempre. Esatto. Io volevo fare 2 considerazioni. La prima è cosa vi è piaciuto, anzi cosa non vi è piaciuto della partita di ieri sera, perché è bello aver rivisto un Napoli, soprattutto il primo tempo, molto attivo, ritornato un po' al gioco a cui eravamo stati abituati, soprattutto quando la rosa non è stata decimata. Però nel secondo tempo ho visto i soliti errori, un po' di presunzione e di superficialità, overconfidence diremmo. Però non molti, Gianni, non molti. C'è stato quello lì di Koulibaly che sì, ha regalato quel pallone dove poi sul proseguo dell'azione ha colpito il palo Pellegrini. Per il resto nulla di particolare, io concordo con Gennaro, insomma poi alla fine
non giocavamo contro l'Entella o la Pro Vercelli, con tutto il rispetto. Le ultime due partite, aver lasciato 15-20 minuti finale a Roma e Milan in casa loro, lo devi mettere in conto. Insomma, dopo aver però per 70 minuti essere andato su questi campi e aver preso in mano la partita. Non me la sento di criticare, piuttosto, visto però che... Sai che Gianni, secondo me Gianni si riferiva anche a qualche tunnel di troppo che qualcuno voleva poca fare. Poca concretezza per andare con cattiveria a cercare il 3-0. Situazioni là, allora, sul 3-0 voglio anche capire perché... Ma sul 2 vai a cercare il 3 ancora... Se prendi il 2-1 a 3 minuti alla fine, vai in paura. E comunque che succede di tutto? Però la cosa importante di questo collegamento è che io... non lo faccio più tanto, ma lo facevo, cioè suonavo il piano. Gennaro suona il piano... E anche Gianni suona il piano. Esatto, io dice, che ne sai? Sono musicista di, non di professione, ma di un grande hobby che ho, un canale YouTube dove insegno a suonare canzoni al pianoforte. Ah, bellissimo. E quindi mi diletto in questa passione. Non è il mio lavoro primario, ma comunque è stata una passione fin da piccolo. Potete formare una band. Va bene, allora se io e Gennaro molliamo qui, veniamo a Doha, facciamo un trio. Volentieri, anche se qui i gusti musicali sono un po' discutibili, quindi dovrete... No, portiamo un altro genere, ovviamente. Noi portiamo Pino Daniele. Esatto, portiamo un genere diverso. Vabbè, tanto penso che piace, universale. Grazie Gianni. Grazie Paolo, volevo soltanto fare una considerazione finale. Prego. Il calendario. Adesso abbiamo una partita bonus che, con la Juve, on top rispetto alle altre contendenti delle prime, diciamo, tre, perché l'Inter non la voglio considerare una contendente. No, è giusto. Però, se guardi il calendario, dopo Crotone e Sampdoria, anche se nell'intermezzo c'è la Juventus, noi avremo Inter e Lazio in casa e nelle stesse due giornate l'Atalanta ospiterà la Juve e poi andrà a Roma con la Roma. Ho visto. Questo snodo qui secondo me è fondamentale, perché il Napoli, a parte la partita con la Juve, non deve perdere concentrazione con Crotone e Sampdoria, perché molto probabilmente tutte le contendenti arriveranno alla stessa situazione di punti, perché avranno scontri abbastanza abbordabili in queste due giornate. Quindi, ma guarda, Gianni, non si può permettere di... Sì. No, è giusto quello che dici. Ti saluto, ti ringrazio, faccio un'ultima riflessione su quello che hai detto. Se riuscissimo ad uscire anche con un pareggio da Juventus-Napoli, avrebbe una grande importanza, perché saremmo in vantaggio non solo con l'Atalanta, ma anche con la Juventus negli scontri diretti. E visto che siamo molto vicini, avere questo vantaggio non sarebbe cosa da poco conto. Grazie Gianni. Anche perché... Ciao ragazzi, ciao Gianni. E a presto. Grazie. Ciao. Anche perché non si possono fare previsioni, non si possono fare pronostici. Il Napoli deve veramente cercare di fare un finale importante senza pensare alle altre. Noi abbiamo battuto il Milan, la Roma, la Juventus. Il problema sono forse le piccole. Per questo bisogna stare attenti con le cosiddette piccole, perché con le grandi è molto facile, lo sai. Per preparare la partita, cioè bisogna anche di prepararla psicologicamente, perché sappiamo che un calciatore... Ma questo... analizzare il calendario, onestamente, se ne parlerà credo più avanti. Perché poi alcune squadre potrebbero essere senza obiettivi, altre con fortissimi obiettivi, diventa difficile fare un'analisi adesso nelle ultime su cosa succederà alla penultima, alla terzultima. Può incidere, sì. Perché ad esempio ci sono scontri diretti con Juve-Atalanta, c'è l'Inter alla fine, quindi bisognerà capire l'Inter se vince lo scudetto con quante giornate d'anticipo lo vince, chi retrocede con quante giornate d'anticipo lo fa magari, quindi Anna. È difficile. Allora, ti leggo un po' di messaggi. Innanzitutto sono tanti telespettatori che danno il benvenuto a Gennaro qui nella trasmissione. Bentornato, per la verità. E allora, ci sono anche diverse domande per te, Gennaro. C'è un telespettatore che ti chiede, quando giocavi con la maglia azzurra, quali sono state le emozioni più grandi. Quindi, insomma, ritorno un po' al passato. A proposito, Gianni, ma togli una curiosità, perché c'è un vuoto di memoria. Roma-Napoli 4-4, c'eri tu? Sì, è stata la più brutta partita fatta mia al Napoli. No, me la ricordo perché ho fatto qualche... Sì, si può dire qualche cagata. Io di quella partita, sai che mi ricordo, scusa Anna che ti interrompo, perché mi ricordo, prima di Romana ci pensavo, ero in cronaca ovviamente, quando all'ultimo, Napoli meritava qualcosina in più forse, però insomma alla fine 4-4 ci stava il pareggio. Inventarono, te lo devi ricordare per forza, cioè, una punizione con Totti che si buttò giù al limite dell'area al 94esimo, che poi non mi ricordo che se la palla parasti tu o la barriera. Mi ricordo che fu deviata. Non successe niente. Sì. Però io ero proprio convinto che se su quella punizione inventata facevano 5-4, io passavo la serata a Regina Celi. Ero convinto proprio, disse, non torno stasera a casa, mi faccio arrestare qua. Perché non era possibile perdere quella partita. Mi ricordo forse era... No, non era Porte Chiuse.
No, no, no. Era, ma c'era pochissimo, mi ricordo che c'era pochissima gente. Forse, se non, però fu una partita incredibile. Io mi ricordo, alle 18. Ti ricordi il gol di Marek a inizio secondo tempo? Sì. Questo c'è un aneddoto che poi non lo posso raccontare fino in fondo. Perché per un errore lasciarono nell'altoparlante, questo è bellissimo ragazzi, chi l'ha vissuto se la ricorderà, lasciarono nell'altoparlante Roma, 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 corre, e inizia il secondo tempo. Allora i tifosi della Roma stavano tutti poetici, romantici a cantare questa canzone. Segna Hamsik dopo 10 secondi mentre loro cantavano questa canzone. E io qua mi devo fermare nel racconto perché i tifosi del Napoli andarono lì verso, e non vi racconto il gesto. Ci fermiamo qui per non censurare la trasmissione. E ancora sempre per Gennaro ti chiedono chi preferisci tra Ospina e Meret. Allora partiamo da questa qua. Nel senso che sono oramai sono anni che dico sempre la stessa cosa, sarò ripetitivo, l'ultima volta la dico. Allora, io sono pro Meret, ma solo per un semplice fatto, perché è un portiere giovane, secondo me ha un futuro importante, ha delle qualità importanti, secondo me, da portiere di altissimo livello. Come tutti i giovani hanno bisogno di continuità, e purtroppo questo turnover non gli fa bene. Ma non fa bene neanche, secondo me, anche ad Ospina. Anche se Ospina lo riesce a supportarlo perché meglio, perché ha un vissuto, è abituato a un'età. All'Arsenal che era in un turnover. Bravo, sì. Poi anche all'età pure che comunque gli permette di sopperire alle pressioni, al giocare poco rispetto a un giovane che comunque ha avuto anche un po' di infortuni nell'arco della sua carriera e ha giocato veramente pochissimo. Però non si possono discutere. Il Napoli ha due portieri fortissimi. Chi gioca la domenica possiamo tranquillamente stare bene con i portieri, dai. Come dire, io mi augurerei che poi, però mi rendo conto che non è possibile l'anno prossimo riproporre la stessa situazione. Cambierà uno dei due resta e uno dei due va via. Rosario da Santa Maria Capua Vetere. Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Un abbraccione speciale a Gennaro che non ricorderà lui ovviamente. Ciao Rosario. Ho conosciuto al suo locale qui in provincia di Caserta, Legale, che è proprio dietro casa mia. Penso, sono passati un po' di anni. Sono passati parecchi anni, me li sento pure io addosso. Allora, che volevo dire oggi, ragazzi, per quanto riguarda un preambolo sul ragazzo di prima di Doha, io canto, quindi secondo me io dopo l'ingegnere sono anche cantante, quindi se volete partecipo pure io. Ma io sono convinto che io sto scoprendo che un sacco di gente che segue il mio programma ha la cosiddetta vena artistica, allora poi mi convinco sempre di più che evidentemente raggiungiamo un target di persone un po' particolari. Solo io non faccio niente. Il campanello. Faccio tante cose, io sono direttore generale del Sant'Ambaro, una squadra di prima categoria qui, ingegnere, ispettore e cantante, quindi più di me penso che è difficile. Comunque parliamo di Napoli, che è la prima cosa di tutte quelle cose. Io quasi quasi mi sto convincendo di fare pure un programma musicale perché già c'ho il pubblico, secondo me. Facciamolo insieme, facciamolo insieme. Qualcuno direbbe siete una banda. Antonio lo mettiamo a suonare la batteria. Ha ragione Antonio, dice che poi dopo il concittadino di Gennaro ci chiama una banda di musica poi. ma è meglio che ci chiama una banda di musica quello là, lasciamo stare. Parliamo un po' di Napoli. Io ho sentito il ragazzo che diceva prima una cosa interessantissima, alla quale aggiungerei che noi Inter e Lazio li abbiamo in 3 giorni. Sì, giusto. Sì. Maledettissima infrasettimanale, 12, quello là mi preoccupa. Perché noi abbiamo in 3 giorni Inter e Lazio, tutti e due in casa. Sì. Ed è veramente quello uno snodo fondamentale, a patto, come speriamo tutti, non perdere troppi punti nelle partite precedenti. Abbiamo 10 partite nelle quali, però, come dicevi tu, 11 non, come diceva Gennaro, non dobbiamo pensare tanto, dobbiamo diventare una macchina da guerra, fare più punti possibili, perché mo il momento è quello nostro. Sono rientrati i giocatori, non abbiamo più giustificazioni. La squadra ha ritrovato il gioco, spero veramente che ci sia continuità. Guarda Rosario, sono rientrati i giocatori, è vero, però Osimhen 30-40%, Mertens ha fatto 2 gol, però 40% pure lui, Lozano è rientrata. Ora possono rientrare veramente, speriamo. Però Mertens Paolo. Noi fino all'infortunio di Mertens a Milano contro Lo so, ma Mertens, io ho sempre detto, Mertens può giocare pure male. Mertens, avevamo regalato le partite con Sassuolo e Milan. Mertens è uno di quei giocatori che può giocare male. Mertens è uno di quei giocatori che si può permettere il lusso di giocare male e essere utile. Non sai perché, ma se è bravo, ma serve alla squadra con i movimenti che fa, hai visto? Quindi, ma non solo quello, Rosario, non solo quello.
Mertens, quello che ha alla Cazzimma, che serve? Alla Cazzimma ed è furbo. Capisce prima dove sta andando l'azione. Cioè, un top player, ragazzi. Mertens. Anche se sta al 40%. I quattro là davanti ieri erano quattro top player ieri. Pure Politano ha giocato bene. Grazie Rosa, ti saluto, un abbraccio. Ciao a tutti, ciao. Dobbiamo fermare, poi ricominciamo con Anna e con altre videochiamate e con Antonio che ci inizia a proporre anche delle pagine di questioni tattiche sulla partita di ieri che andiamo a commentare poi insieme a Gennaro. A tra poco. Da Euronics Group Tufano fino al 28 marzo c'è il sottocosto! Qualche esempio? Samsung smartphone Galaxy Note 20, tuo, a 679 euro. Nilox bicicletta elettrica con pedalata assistita, tua, a 349 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Normander LED TV 39 pollici, tuo, a 169 euro. Euronics Group Tufano. Professionalità e qualità. La soluzione giusta con Euroservice. Servizi ambientali. Gli specialisti in servizi di pulizia, disinfestazione, pest control, manutenzione aree verdi, bonifiche ambientali, lavori di smaltimento rifiuti. Contattateci. Il nostro personale specializzato è a vostra disposizione. Euroservice. A Napoli, in via Roberto Bracco 45. Per info 392-318-8088. Expert Gas, il clean ideale per ogni tua esigenza di vita. Esperienza trentennale nel settore termoidraulica, sempre all'avanguardia nelle installazioni, con soluzioni innovative per impianti di riscaldamento. Specialisti nella climatizzazione sia civile che aziendale, con trasporto e montaggio incluso e rilascio della certificazione F-Gas. Inoltre, sanificazioni per tutti i tipi di impianto. Esperti in stufi a pellet, depuratori d'acqua e ristrutturazione bagni, con cambio da vasca a doccia. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Expert Gas, nella Galleria Commerciale Atlante, al Corso Europa 369, Melito di Napoli. Eurometal Benitozzi. Dedichiamo il nostro lavoro rispettando le idee altrui e garantendo professionalità e serietà. Lavorazione in alluminio a taglio termico, zanzariere, sostituzione vetri blindati, tapparelle in alluminio, PVC, acciaio, motorizzate e manuali, tende da sole, verande e scorrevoli, lavorazione e riparazione ferro. Qui puoi acquistare i tuoi infissi a metà prezzo, grazie al credito Eco Bonus. Eurometal Benitozzi, via Vicinale Tamburriello 1, Casalnuovo, telefono 081 52 29 541. Ciao e benvenuti in Prestito Più. Se sei un pensionato INPS con una pensione di almeno 600 euro, chiamando l'800 821 822 potrai ottenere un prestito fino a 50.000 euro, restituibile in 120 mesi alle migliori condizioni di mercato ed in convenzione INPS. Con noi di Prestito Più, ricevere un finanziamento è veramente facile. La documentazione necessaria è semplice e il tempo di istruttoria della pratica è velocissimo. Con una sola telefonata potrai ottenere la somma richiesta comodamente a casa tua, in modo veloce, trasparente e conveniente. Prestito Più. Più di così? Kaleidostone. Da oltre 30 anni lavoriamo con passione marmi, pietre naturali e quarzi, attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e alla competenza delle nostre maestranze. Creiamo prodotti di qualità curati in ogni dettaglio, avvalendoci di un team di architetti e tecnici specializzati e collaborando con artigiani del ferro e del legno. Realizziamo un'ampia gamma di prodotti che vanno dai rivestimenti ai pavimenti, ai singoli oggetti di design. Siamo rivenditori autorizzati dei prodotti Cosentino, Laminam e Lapitec. Ci trovi a Napoli, via Domenico Padula 109, sul web kaleidostone.eu. Seguici anche sui social. Benvenuti nel mondo di Termotecnica. Da anni ci occupiamo della cura di caldaie, condizionatori, scaldini e tanto altro. Con passione e serietà ci dedichiamo alla cura dei nostri clienti, vantando uno tra i migliori customer care della Campania.
assistenza autorizzata dei marchi Chaffauto e Armand Saunier Duval. Termotecnica, a Melito, in via Lago Trasimeno 2123. Telefono 081 01 20 311. Sul web assistenzatecnicacaldaie.it e chaffautoassistenza.it. Allora, eccoci qui di nuovo, siamo con Gennaro Iezzo, Antonio Gaito, Anna Di Chiara e andiamo subito da Anna in attesa di una videochiamata e di altre telefonate e di Antonio Gaito che subito dopo ci proporrà e ci coinvolge ovviamente subito sia a me che a Gennaro. Allora facciamo subito Anna, poi andiamo perché abbiamo una videochiamata. Allora, sarò velocissima. Ci sono i vari telespettatori che sono proiettati nel futuro del Napoli, discordanti tra di loro, perché c'è chi scrive: Paolo, secondo me se il Napoli va in Champions Gattuso è giusto che resti, mentre c'è chi scrive Gattuso secondo me deve andare via perché ha fatto capire che lui non ha a reggere una piazza come quella di Napoli. Chiedo a Gennaro e ad Antonio una risposta flash, ma qui non si tratta, facciamo che Napoli va in Champions, non si tratta tanto se è giusto o non è giusto, perché sarebbe giusto. Si tratta se lui, se De Laurentiis torna sui suoi passi e se lui accetta. Sì, diciamo che sono due, secondo me, due treni su un solo binario. Caratterialmente sono forti tutti e due. Quelli che lo conoscono Gattuso bene dicono che dicono che non resterà. Io invece, conoscendo il presidente, è uno che potrebbe tornare sui suoi passi. Sono sicuro, perché per il bene dell'azienda Napoli. Pragmatico, si sta bene, perché non deve... Io penso che questo finale di campionato potrebbe essere importante sia per la società Napoli sia per la decisione di Gattuso, perché Gattuso deve mettere anche in preventivo, secondo me, che se va in Champions League, per lui non sarà facile l'anno prossimo trovare una squadra che partecipa alla Champions League, ragazzi. Dovrebbe ripartire. Essere queste le parole di De Laurentiis. Per un allenatore, Paolo, lo sai. Ma dove vai? Ma io a gennaio mi ero incazzato un momento, ma lascia stare. E ti dico, Paolo, per un allenatore il prestigio della Champions League penso che sia qualcosa da mettere sempre davanti anche a qualcosina che non è andato bene. Quindi tu dici che potrebbero cambiare le cose. Tu dici di no, invece gennaio, Con De Laurentiis c'è niente da fare. Capatosta Gattuso. Poi con De Laurentiis possiamo aspettarci di tutto. No, De Laurentiis, Gattuso e Capatosta. Ma dipende comunque sempre da un corteggiamento che dovrebbe poi essere serrato da parte della Laurentiis. Dovrebbe essere da un lato un corteggiamento, diciamo, pure pubblico, certe dichiarazioni che magari potrebbero far piacere a Gattuso. Poi c'è la questione economica di questo famoso contratto che poi era pronto, poi non era più pronto perché c'è stato questo dietrofront della società. Però onestamente direi iniziamo ad andarci in Champions, perché onestamente credo sia ancora molto difficile, perché poi bisognerà capire su chi fare la corsa più che i punti di distanza, perché l'Atalanta va forte, la Juventus nelle quattro è onestamente difficile non vederla, e il Milan ha vinto con 7-8 assenti pure a Firenze, quindi resta molto complessa questa corsa Champions. Andiamo da Paolo, da Ferrara, in videochiamata. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Senti, io volevo fare una considerazione per quanto riguarda un po' quelli che erano i risultati, diciamo, avvelenanti, no, della squadra. E, per un problema, penso, per quanto riguarda un discorso di personalità. Perché io ricordo il Napoli di Mazzarri, dove tra l'altro c'era Gennaro Iezzo come portiere, e c'erano tanti giocatori con una spiccata personalità, non solo lui. Tonica, c'era Grava, c'era Campagnaro mi ricordo una scena, sicuramente la ricorderai anche tu, in cui giocò con una fascia in testa che non è un colpo, non so cosa, e sanguinante giocò comunque, e con una grinta fantastica. Ecco, quelli erano quei giocatori che ti facevano rendere di più anche nei momenti difficili. Ecco, secondo me in questo momento mancano quel tipo di giocatori lì. Quindi tu dici, Paolo, questa è una squadra che quando va tutto bene, ma quando va tutto male non sa come uscirne. Non c'è. E
Ecco, in merito a questo, tra l'altro, mi volevo collegare a un'altra cosa. Io ho visto, io so come la pensi, perché per quanto riguarda i giocatori un pochettino più attempati, no? Tipo, ecco, un Cavani, anche se non è più ovviamente il Cavani di prima, nonostante l'età, secondo me, visto che fa parte di quei pochi giocatori come Ibrahimovic, Ronaldo, che hanno fisicamente una struttura di esprimersi ancora a grandi livelli, visto che quest'anno va in scadenza col Manchester, io farei di tutto per prenderlo. Un giocatore del genere ti farebbe dare quel qui di più che ti permetterebbe, perché quest'anno questo Napoli con Cavani avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto. Però io lo sto vedendo, quando adesso è infortunato, quando gioca lo sto vedendo, ho visto molte partite di Cavani. Non c'è più quel Cavani lì, non è utile che ci ricordiamo di quel Cavani lì non c'è più, quello lì strepitoso che abbiamo avuto noi a Napoli. No, sicuramente, però anche un Cavani al 60% rispetto a quel Cavani lì, secondo me in questo campionato. Però la domanda, l'argomento che introduci tu, voglio coinvolgere Gennaro e Antonio velocemente, resta pure tu lì. Ma secondo te, proprio la differenza, Mertens abbiamo riempito di elogi, Osimhen è giovane, deve crescere, Petagna ha dato una mano, ma il salto di qualità ulteriore per poter fare qualche cosa in più ancora, poteva essere un centravanti super affidabile come c'hanno le nostre avversarie, c'hanno Lukaku, c'hanno Ibrahimovic, c'hanno Zapata, Muriel, c'hanno Ronaldo? Io penso di sì, penso che, ma non solo in quel ruolo lì. Io sono d'accordo con Paolo quando dice che questa squadra manca di quei 3-4 giocatori. Nei nostri tempi erano quelli là di carattere. In questo Napoli qua, fatto di grandissima qualità, mancano giocatori che hanno un vissuto importante, che hanno vinto e sanno vincere. Questa è la quei cosa giocatori che tu non vai il Napoli dalle favorite, dallo scudetto dall'inizio, mentre altri lo mettevano, non ho capito perché. Bravissimo. Tu con 3-4 giocatori del genere, giocatori che sanno vincere, che hanno vinto in passato, senza andare a guardare il giovane per fare plusvalenza in futuro, tu metti in breve, se vuoi vincere devi pensare al presente vuol dire mettere soldi e non pensare a plusvalenze. Vai a prendere 2-3 giocatori di grande esperienza in questa base di squadra che secondo me aiutano gli altri anche, dici tu. Ma ti prendono per mano nei momenti difficili. Allora, quando devi vincere la partita nei sporca, la sanno vincere. Panico, questo è successo. Bravo, nei momenti difficili, le partite sporche le sanno vincere. Sanno mantenere il risultato. Una su tutte, la partita di Sassuolo, se c'era un paio di giocatori non c'era certa esperienza, anche se con questi giocatori qua non doveva succedere. Ma con dei giocatori di esperienza, penso che quelli erano 3 punti e non 1. Antonio? Vanno scelti bene, devi essere secondo me anche un po' fortunato, no? Vediamo l'esempio del Milan, che ne ha fatte due di queste, una è andata diciamo, bene scommesse. Una male. Esatto, sì, perché Ibrahimovic bene o male mezzo anno l'hai avuto, Mandzukic non si è ancora visto, perché fai fatica pure quando è integro, però puoi avere sempre un problema fisico, quindi devi sceglierli bene, devi essere anche fortunato. Però solo volevo dire, aggiungere una cosa su Osimhen, perché non credo sia una plusvalenza, perché non lo compri per fare plusvalenza, lo compri perché quelli là forti vanno in quei club lì ormai. Quindi gli attaccanti forti non ce ne sono tantissimi, per averne uno forte devi prenderlo giovane, se no non te lo fanno prendere. E ti deve andare bene. Come hai fatto in passato. E il melone non deve uscire bianco, come dice la famosa canzone. Perché per fare plusvalenza Osimhen serve tempo e deve fare tanti gol, quindi è molto difficile. Paolo, ti salutiamo, se vuoi aggiungere... Ti faccio l'ultima domanda, Paolo. Sì. Per su Elmas e Zielinski, è un dubbio che mi è sempre diciamo rimasto. Elmas? Perché Elmas e Zielinski, sì, nelle loro nazionali, hanno dei ruoli ben precisi e rendono sicuramente, probabilmente al meglio. Perché non vengono considerati... No, penso che per Zielinski abbiamo trovato la soluzione oramai nel Napoli. Quindi su Zielinski siamo contenti... No, io sono contento così. Mo Zielinski, se mi garantisce che l'anno prossimo fa quello che sta facendo negli ultimi mesi, Su Elmas bisogna fare invece un discorso molto più... Non sarà un caso, secondo me, che Zielinski in questa posizione qua sta trovando quella continuità che gli mancava in passato. Potrebbe essere il ruolo giusto per... Io penso che se noi da Zielinski ci aspettiamo le partite dove per 90... Allora, Zielinski, la continuità di alto livello che dice Gennaro non la puoi mai avere nei 90, non è un giocatore di continuità nei 90 minuti. Nei 90 minuti lo devi mettere in una zona di campo dove poi ti fa quelle 3-4 giocate, la giocata della punizione è sua, è straordinaria, ti fa quelle 3-4 giocate che ti fanno vincere le partite, l'assist, il gol, la punizione, l'accelerazione, e questo. Grazie Paolo.
Grazie mille a te, buona serata a tutti, grazie. Prime. Paolo. E anche in questo caso mi hai anticipato, non lo so so, come fai. anche me. Comunque, vediamo l'azione che porta poi a quella punizione per dire diverse cose. Che la Roma ha una filosofia di gioco ben precisa, un'identità, però che si incastra secondo me molto bene con quella del Napoli, cioè a favore del Napoli. Abbiamo detto anche in fase di presentazione settimana scorsa. Vediamo che il Napoli arriva indisturbato fino a Perché centrocampo perché prestano loro basso, più giù. prestano con una linea molto bassa. Chiaramente hanno giocatori Dzeko, Pedro, non giovanissimi, devono gestirsi, quindi ti aspettano lì e il Napoli non deve fare l'uscita dal basso. E già questo è un grande favore che tu fai al Perché già Napoli. siamo arrivati là. Perché se non lo fai uscire e arrivi indisturbato lì, hai fatto l'80%, perché poi lì il Napoli ha qualità. Vediamo, al Napoli basta fare questo: densità a destra, poi vi faccio vedere il Cambio gioco. prossimo, sì, fotogramma. Arriva con grande qualità e senza neanche, diciamo, prendersi troppi rischi dall'altro lato e sfrutta qualche imbucata. Da qui nasce con grandissima semplicità, ripeto, La l'imbucata palla poi per per Zielinski. Mertens, per Zielinski che si procura la punizione. E qui voglio coinvolgere Jenny. Perché? Quindi con due giocate tu metti nelle condizioni Zielinski e l'altro è Mertens, no? Penso di farsi, guarda, sono uno contro uno e uno contro uno. Poi Zielinski fa il controllo orientato straordinario che riesce a fare e c'è Sì, la punizione. e sulla punizione voglio coinvolgere Jenny. Questa è l'immagine. L'ho fermata in questo preciso istante perché molti hanno dato la colpa al portiere, chiaramente prende gol dal suo palo. Però vediamo che la barriera del Napoli porta il portiere, poi ce lo spiega Jenny, il portiere a posizionarsi lì perché sennò non lo vede partire. Che ne pensi, Jenny? Allora, io penso che questa sia studiata. La seconda barriera, Napoli dico. sì, fa un Esatto. bel. Sia studiata anche lasciare quello spazio per fare della palla al portiere, perché quella è una posizione troppo centrale per il portiere. Cioè, tu coprire, sta quasi a centroporta. Deve stare più a sinistra. Deve stare più a sinistra e Però lì deve mettere avrebbe qualche uomo in avuto più. la barriera davanti, per quello dice Allora, che ha studiata. fatto il Napoli? Ha lasciato quello spazio centrale per dire il portiere non va sulla sua posizione, per vedere la palla si sposta centralmente. E io gli metto la palla sopra lì, Sulla testa di Zielinski è passata. sulla sinistra, che poi lì a parte calciato benissimo Sì, da perché poi la palla è Mertens, scesa forte, poi velocemente. forte pure. Però devo dire che lì il portiere, anche perché ne metto 4 in barriera e Perché non pure in 5, da diretta quella ci. posizione c'è bisogno sempre di 5 in Sì. barriera. E mi porta a me a spostarmi un po' sulla mia sinistra in questo caso. Esatto, perché pure in diretta, no, ci hanno spiegato che il portiere doveva posizionarsi qui, dove sto muovendo il cursore, praticamente dove sta Un po' più a Diawara. sinistra. Però se si fosse messo lì, come diceva Non puoi Jenny, mettergliela poi il dall'altra portiere parte. non avrebbe visto partire il pallone. Quello era. E poi Allora, Mertens non bravo. gliela può mettere su quell'altro. Però oggi non c'è un Però portiere. diciamo gli fai fare la cosa più difficile almeno. Poi sei bravo che te la mette lì, Mertens. Bravo, di solito uno dice io mi copro il mio palo. Se va sopra Se ed è gli fai bravo, fare la è più bravo lui, difficile, però. È più difficile rispetto al mio Ha palo. fatto una brutta figura, dici Anche tu così. perché adesso col discorso che mettono l'uomo steso Il dietro ti porta. coccodrillo, sì, Il si coccodrillo vede ti porta anche a dall'immagine. saltare di più per E cercare quindi di quella lì nel evitare. palo E diventa. è più difficile farlo, quel gol lì. Al palo è molto più difficile. Il portiere lì, se si mette in posizione. Parliamoci chiaro: oggi la maggior parte, anche con le regole nuove, tutte le squadre allungano sempre la barriera. In un modo o nell'altro cercano di non far vedere la Guarda palla al il Napoli, portiere. quattro Io non mi ricordo elementi. di ogni volta che giocavo di aver visto la palla tranquilla. Cioè, io se c'era un uomo davanti mi posizionavo sulla mia posizione. Non andavo a spostarmi, poi se era bravo lui a metterla In sopra va croce. bene, sul mio palo non prendo gol, però questo non toglie il merito che Mertens ha fatto un gol Una grande straordinario. punizione. Andiamo da Anello. Ciao, buonasera. Ciao Anello. Ciao Paolo, ciao grande Gennaro. Ciao Anello. Niente, io innanzitutto forza Napoli. Sì. Volevo semplicemente dire, di tornare un po' indietro sul discorso, perché a volte sento parlare e continuamente mi viene da ridere. Ti sento anche te in radio molte volte, quindi si parla sempre di il modulo 4-3-3. A me viene da ridere perché poi quando sento te che tu dall'inizio dell'anno hai detto, guardate che noi dobbiamo giocare con il 4-2-3-1, soprattutto hai fatto l'altra volta un ragionamento che a me è piaciuto tantissimo quando semplicemente hai parlato solo di Zielinski e Fabia, Ruiz è nel Fabia, esatto. 4-3-3 e invece vederli in verticale. Sì, in orizzontale non mi Quando piacciono, 4-3-3, sì, mezzala e mezzala stanno in sei stato orizzontale, mi perfetto. piacciono in verticale. Questo è una. Invece sei stato perfetto perché hai fatto capire cosa voleva dire. Poi volevo dire a tutti quanti, guardate che quando dicono il nostro modulo è 4-3-3,
ma una volta quando avevamo quegli 8 Giorginio, Allan, Amsic che non giocano più nel Napoli, basta guardare. Io potrei dire pure che il modulo nostro è il 3-5-2 di Mazzari, che è stato meraviglioso per me, che a me ha fatto così. Vabbè, apro solo e chiudo parentesi su due cose. Io spero con tutto il cuore, anche se la vedo dura, di non perdere Fabian, perché secondo me, io l'ho sempre detto, mi sono pure scannato con amici, secondo me è uno dei migliori. Quelli che l'abbiamo detto quando giocava male, siamo stati coraggiosi, perché è stato un momento in cui... Era il problema del Napoli a un certo punto, Fabian. Dovevo anche poi, dire... unica cosa, l'ha detto prima Gennaro, Meret, io ho un debole per Meret e a me dispiace se tra i due, no? Io lascerei tutte e due, però perdere un ragazzo a 24 anni, quant'è, potrebbe essere uno dei migliori per il futuro. L'unica cosa, Paolo, se puoi salutare un amico che ti stima, che sì, è Francesco da Empoli, ti ascolta. Francesco da? Empoli. Da Empoli. Da Empoli. Un abbraccio a Francesco, grazie Nello e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, buona serata. Anna e poi pubblicità. C'è un nostro telespettatore che vuole condividere con voi un suo pensiero e dice: che trasformazione in Napoli, siamo passati da una sofferenza in tutte le parti del campo a dominare gli avversari per quasi tutti i 90 minuti, sempre solo Forza Napoli. Bene così, pubblicità. Ciao e benvenuti in Prestito Più. Se sei un pensionato INPS con una pensione di almeno 600 euro, chiamando l'800 821 822 potrai ottenere un prestito fino a 50.000 euro, restituibile in 120 mesi alle migliori condizioni di mercato ed in convenzione INPS. Con noi di Prestito Più ricevere un finanziamento è veramente facile, la documentazione necessaria è semplice e il tempo di istruttoria della pratica è velocissimo. Con una sola telefonata potrai ottenere la somma richiesta comodamente a casa tua, in modo veloce, trasparente e conveniente. Prestito Più. Più di così? Noval Group. Da oltre 40 anni specializzati nella progettazione e produzione di infissi in alluminio e alluminio legno, 100% made in Italy. Una grande tradizione in costante innovazione e la certezza di un'assistenza tecnica specializzata ci rende apprezzati in Italia e all'estero. Vendita di profilati e accessoristica per serramentisti. Realizzazione di una gamma completa di serramenti, oscuranti e porte interne in alluminio, infissi a taglio termico. Cerca il tuo punto vendita più vicino a te, contattandosi allo 081 831 9604 e sul web novalgroup.it. Sicurezza e igiene dappertutto con CHL Service. I specialisti con un'esperienza ventennale nella disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e pulizia professionale di qualsiasi ambiente. Siamo distributori dei migliori prodotti per l'igiene civile e aziendale. Grazie al costante aggiornamento garantiamo ai nostri clienti professionalità, tecnologia ed efficienza. Siamo a Napoli, in via Nuova Poggio Reale 92A. Telefono 081 27 71 443 sul web chlservice.it. Nova Art Infissi rende fantastica la casa dei tuoi sogni. Dal 1986 con maestri e artigiani realizziamo dagli infissi alle porte, dalla cucina al bagno, dal living alla cabina armadio, fino all'arredamento completo. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Nova Art Infissi, via Pigna 64, Casalnuovo di Napoli. Telefono 081 522 55 19. Segui le nostre pagine social su Facebook ed Instagram. Kaleidostone. Da oltre 30 anni lavoriamo con passione marmi, pietre naturali e quarzi, attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e alla competenza delle nostre maestranze. Creiamo prodotti di qualità curati in ogni dettaglio, avvalendoci di un team di architetti e tecnici specializzati e collaborando con artigiani del ferro e del legno. Realizziamo un'ampia gamma di prodotti che vanno dai rivestimenti ai pavimenti, ai singoli oggetti di design. Siamo rivenditori autorizzati dei prodotti Cosentino, lamina
Vietnam e l'Apitec. Ci trovi a Napoli, via Domenico Padula 109, sul web kaleidoston.eu. Seguici anche sui social. Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Esperienza trentennale nel settore termoidraulica, sempre all'avanguardia nelle installazioni, con soluzioni innovative per impianti di riscaldamento. Specialisti nella climatizzazione sia civile che aziendale, con trasporto e montaggio incluso e rilascio della certificazione F-Gas. Inoltre, sanificazioni per tutti i tipi di impianto. Esperti in stufi a pellet, depuratori d'acqua e ristrutturazione bagni, con cambio da vasca a doccia. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Expert Gas, nella Galleria Commerciale Atlante, al Corso Europa 369, Melito di Napoli. Allora, eccoci qui, abbiamo parlato già di vari argomenti, però Antonio ce ne propone qualche altro. Eh sì, andiamo sempre diciamo, nel computo dell'analisi della partita a rivedere anche qualche errore. C'è stato questo di Koulibaly a cui facevi riferimento prima, Paolo. Vediamo se altre volte abbiamo dato responsabilità magari all'organizzazione collettiva, qui, no? Nell'uscita dal basso. Sì, qui è veramente un errore, uno strafalcione suo del singolo, quindi, perché vediamo che ha tre linee di passaggio, quella in blu, e lui mette cerca questo piede questo sotto, va a fare gioco, questo lancio a metà strada difficilissimo per Usai. Perché lo cerca? Perché lui vede che allora il passaggio su Maksimovic c'è, col fermo immagine c'è, ma nel momento in cui lui vede la palla c'è già in corsa all'avversario che sta andando a chiudere. Possiamo lui, anche tornare sull'immagine, si vediamo che perché lui è convinto, bravo, è convinto che lui sai di avere lo spazio per farlo, però ha rischiato tantissimo. Allora Ospina, anche perché forse l'azione è il migliore. Poi termina no, forse così. La migliore c'hai, Vario lui e Ospina. L'azione poi c'hai Vario lui e Ospina, tranquilli. C'è Mario lui e Ospina. Sì, infatti anche il portiere, sì, sono quattro, ha ragione, se, oltre a, al terzino c'è Demme, c'è Maksimovic, c'è anche Ospina. E quell'errore veramente incredibile porta poi a questa occasione che va, finisce sul palo, qua, poteva riaprire la partita. Qua c'è anche Osimhen davanti, praticamente erano quattro giocatori del Napoli e cinque della Roma, vuol dire che stavi in superiorità numerica sopra. No, quindi puoi andare sopra. Potevi anche sopra, potevi andare. Un errore. C'era già Osimhen, sì. Sì, era già entrato Osimhen. Penso che sì. Sì, da poco. Sì, perché sa. Sul palo sì, già sta. Perché sta giustamente dice Gennaro, quando c'è Osimhen devi sfruttarlo. E quando la pressione avversaria ti ha creato qualche piccolo problema, ma no, il palo su Osimhen me la gioco. Anche perché poi la Roma viceversa con cinque giocatori subito pronti perché erano lì fermi, perché poi parliamo un attimo di Fonseca, no? Che a me piace come allenatore, sinceramente, però devo dire, le due partite che ho visto, la prima che ho visto dal vivo di Fonseca mi impressionò molto con lo Shakhtar. Io l'ho vista bene dal vivo. Mi piace, però con le due con Napoli non mi perciò è piaciuto. Ho detto proprio. Si incastra male a favore del Napoli, perché anche chiaro per se come tu andava le a aspetti pressare, lì. Bravo, bravissimo, mi hai tolto le parole. A me, allora, in fase di possesso la Roma mi piace troppo, perché anche per qualità, la qualità dei giocatori, va sempre in verticale, trova sì. Sempre, cerca sempre di giocare tra le linee. Però nella fase di non possesso, quando deve andare, cioè, è ibrido, sì. Cioè, è una squadra ti lunga, difendi proprio, bravo, lunga, ti lascia gli spazi. Ieri si è difesa corta perché sapeva c'era un po' di assenze, però tiene la linea alta, perciò prende le infilate. Però diciamo. Ieri non l'ha fatto. Però io ho visto quello che ha visto Gennaro, ieri in radiocronaca sullo 0-0, non è quindi quello che hai parlato dopo che il Napoli ha fatto i due gol, sullo 0-0 si incominciavano i miei commenti a avvolgere verso l'ottimismo, bravo, perché incominciava a vedere che c'erano tutti i presupposti favorevoli al Napoli, e quindi non sono uno che vede sempre bene per il Napoli, certe volte dopo 20 minuti, se sentite i miei commenti dopo 20 minuti a volte erano quadro nero perché mi preoccupavo molto, invece ieri si vedeva. Pasquale da Roma, ciao. Ciao Paolo, buonasera. Ciao Pasquale. Buonasera a tutti. Ciao Pasquale. È sempre è un piacere essere qui con voi, saluto Gennaro, saluto Anna, saluto Antonio. Ciao. Volevo chiedervi,
Da un punto di vista tattico, soprattutto, io penso che il Napoli ieri abbia vinto la partita a centrocampo, facendo il presupposto che secondo me Fonseca ha sbagliato partendo con Pellegrini Diawara in mediana anziché con Villar, che era comunque nel suo miglior periodo di forma, penso. Un po' più Però prudente, dici tu, soprattutto. Villar, Diawara e Pellegrini lo mettevi nei due, tanto Pedro e Esatto, il l'avevo Sharawi tutto lasciato fuori. sommato ci hanno fatto il solletico, diciamola chiaramente. Sì, assolutamente, anche perché comunque, almeno da quello che ho visto io, ma tanto ormai lo sappiamo tutti, la coppia di centrocampo perfetta per questo Napoli, in base a quello che abbiamo, è ormai sicuramente Demme e Certo. Fabian. E poi a questo punto volevo girare soprattutto la domanda ad Antonio. E so che ovviamente non ci piace tanto parlare di moduli, però io vedo praticamente questo 4-2-3-1 diventare praticamente un 4-1-4-1, perché praticamente Fabian agisce molto più avanti con Demme schermo davanti alla difesa e Fabian praticamente ha la libertà di fare quello che vuole, essendo coperto alle spalle, non avendo quella Parte responsabilità vicino a morale che prende. Demme, però poi chiaramente quello che Guarda, nello facciamo una sviluppo. cosa, Vai. guardiamoli, quindi lascio proprio spazio non alle opinioni, ma a come ha giocato proprio dalla posizione media satellitare. Vediamo, il Napoli è quello di destra e questo è quando era in Ok. possesso di palla. Per Quello di come la vedo destra dello io, schermo, precisiamo. adesso sì, per come la vedo io è proprio un Indica, Anto, indicalo con la 4-2-4, se freccetta perché proprio. sennò facciamo. Eccoli qui, questi Questo, sono i beh. quattro difensori veramente aperti con i terzini in spinta. Ecco, il computer è partito in questo momento, ci torniamo, eccolo qua. Quattro difensori. Ma perché si è capovolto Pasquale? Non l'ho capito in tutto questo. Non lo so, Non so se possiamo mostrarlo, eccolo qua. I quattro difensori aperti con i terzini in spinta, la coppia di due, e poi ci sono veramente quattro attaccanti quasi in linea perché Zielinski è molto a ridosso del 14, Do una vedete il 20 spiegazione e il veloce, vediamo se 14. Gennaro è d'accordo con me. Perché vedete così vicini? Allora, cioè, Demme è proprio il 4, è proprio centrale, mentre l'altro Fabian no, L'otto. non sono, diciamo, messi in orizzontale fra loro, però sono messi perché questo? Perché Politano poi ti dà sempre l'ampiezza, mentre dall'altra parte c'è Bravo, Insigne che entra molto che dentro. entra molto nel campo, perciò il Napoli Bravo. è da leggere, è difficile per gli avversari, no? Sì, è così, hai ragione. Poi vediamo sempre allora, No, vedi? si è Vai, mostrata Pasquale. abbastanza imprevedibile da questo punto di vista, secondo me, ed è stata, diciamo, anche l'arma che ci ha aiutato a battere il Milan. Quindi io non vorrei sparare a caso, però secondo me Gattuso forse la quadra anche in ritardo l'ha provata Eh sì. finalmente, però allo stesso tempo questo non ci deve portare a pensare che comunque, non lo so, dopo quello che è successo, io comunque non riconfermerei Gattuso, non so voi come la pensate al riguardo, se E siete d'accordo. io sono per un dipende grande quanto una casa. Innanzitutto vorrei sapere chi viene, poi vorrei vedere come vorrei risponderti a campionato finito, e poi posso avere qualche piccola certezza, no, qualche piccolo convincimento in più. Però vorrei sapere chi viene, perché onestamente alcuni nomi che circolano, mi tengo a Gattuso che faceva gli errori, nemmeno a Gattuso buono di mo. Con alcuni nomi che vengono, sinceramente non mi entusiasmerei. Ma a chi ti riferisci? A Spalletti? Spalletti non me la lasciamo stare. No, perché so appunto No, Spalletti che lasciamo proprio lo dici stare. No, sempre. perché Spalletti poi sento parlare di Spalletti, ogni tanto la gente dice, però il vero Spalletti è stato, e hanno ragione, il grande calcio con la Roma, il primo Spalletti, c'era Andreazzoli. Tutti quelli che conoscono Spalletti sanno che appena si è rotto il binomio con Andreazzoli, le squadre di Spalletti ne hanno giocato più bene. Sarà un caso, però intanto è successo questo. Lasciando perdere Spalletti, che per carattere non penso sia proprio compatibile con la piazza di Napoli e non sia compatibile soprattutto con il sottoscritto. Dici, ma come fai l'allenatore per interessi tuoi? Eh sì, oh, me lo merito, sono talmente tifoso del Napoli che voglio allenatori che mi siano simpatici. Scherzi a parte. Poi dopo, per il discorso dei tre, no? Io boccerei, pur essendo buoni allenatori, Juric, boccerei Inzaghi, a meno che il Napoli non voglia fare, non credo, una rivoluzione. Perché ne parlavamo oggi con Gennaro, ci siamo sentiti in radio. Il Napoli ha in questo momento, facciamo solo i difensori centrali. Koulibaly non sappiamo se resta, Maksimovic va via, teniamo Rahmani e Manolas che sappiamo che mezzo campionato lo fanno. Se vuoi fare una difesa a tre ne devi comprare quattro. Gli esterni, per giocare da quinti, l'unico che può fare il quinto è, con Ghoulam che non si sa che succede, Lorenzo, è Di Di Lorenzo. Lorenzo. E ne devi comprare tre. Quattro
4 e 3, 7. Devi comprarne 7 solamente per fare gli esterni e i 3 difensori centrali. Cioè, ragazzi, il Napoli compra 4 centrali. Non è un'evoluzione troppo grande. Allora, perché? Cioè, allora, detto questo, che lo diciamo. Detto questo, ma veramente De Laurentiis sta pensando a gente che gioca a 3? Non lo so. Cioè, ma ci sta qualcuno vicino che gli dice, Presidente, quelli che giocano a 3 non li possiamo pigliare a meno che non vogliamo fare la rivoluzione. Io perciò mi meraviglio a volte. Mi preoccupo, diciamo. Grazie per essere... Forse Paolo, ti volevo fare l'ultima domanda, caro amico, con cui stiamo portando avanti un progetto, stiamo portando avanti una rubrica TV, sì. E ti volevo fare una domanda. Lui non è tifoso del Napoli, ma ti apprezza tantissimo come giornalista. Grazie. E ti chiede se a settembre ti avessero fatto vedere la classifica attuale della Serie A, come avresti reagito? Ti parlo, non ti parlo solo di Napoli, ma dalla prima all'ultima in classifica, fino alla lotta a salvezza. Ma in generale la cosa che più stupisce in positivo per queste due squadre che sto per citare è il posizionamento di Spezia e Benevento, che hanno fatto veramente una grande stagione. Per le altre, devo dire, la grande delusione non è il Napoli, la grande delusione è la Juventus, ovviamente, che doveva stare vicino all'Inter a lottare per lo scudetto. E la sorpresa in positivo è il Milan, devo dire, che forse me lo aspettavo un pochettino più vicino a noi, o forse dietro a noi. L'Atalanta me l'aspettavo, l'ho sempre detto. E l'Inter. Grazie mille, Paolo. Grazie, Pasquale. Grazie, grazie a tutti voi, un abbraccio a tutti. Grazie. Anna, ciao Pasquale. Ti leggo il messaggio di Maurizio che dice: io penso che la cosa più importante per il Napoli è non perdere a Torino contro la Juventus. Per me quello è lo snodo della stagione. Sì, voi cosa ne verissimo, pensate? Verissimo, ne abbiamo parlato. A proposito di Benevento, Gennaro, noi lo dobbiamo fare. Noi parliamo del Napoli, c'è una trasmissione sul Napoli. Si fanno delle bellissime trasmissioni sul Benevento e quindi le lasciamo fare a quelli che fanno le trasmissioni sul Benevento. Però l'ho raccontato oggi in radio, lo racconto anche qui in TV. Io sono particolarmente emotivo quando gioca il Napoli, per il resto il calcio me lo vedo abbastanza, sì, tranquillo. Ero tesissimo a vedere quello Juventus-Benevento. Io l'ho visto perché sono stato io, sai che io lavoro anche per la TV a Benevento. Ero teso e speravo, ma non perché uno siamo che sia anti-juventino, no, perché il Benevento meritava quella soddisfazione. Meritava la soddisfazione perché, ripeto, veniva da un periodaccio, brutto, sì. 11 partite non riusciva a vincere e l'ha fatta sul campo dove noi possiamo soltanto goderne, no, di questa vittoria. Certo, ma poi il modo, però io ho visto una Juve veramente in difficoltà. Io sono d'accordo con le parole di Pirlo nel dopogara, che lui ha detto: questo, noi siamo convinti, allora se non mettiamo qualcosa in più in campo facciamo fatica con tutte le squadre. E secondo me lui ha perso proprio la squadra dalle mani, una squadra che va per conto suo, una squadra senza, noi parliamo di, prima si parlava di identità, ma il Napoli rispetto alla Juventus no, è una squadra che ha una grande identità. La Juve è una squadra che veramente non sa che fa. Cioè, la Chesney con le parate e Ronaldo con i gol. Se gli togli le parate di Chesney, gol di Ronaldo. Sta a metà classifica, ma veramente una squadra in difficoltà. Pure nella stessa Supercoppa, no? Parata di Chesney decisiva. Supercoppa, esatto. Gol in mischia di Ronaldo. E quando manca Cuadrado a quella squadra, quando manca Cuadrado... Qualche giocatore che l'accende un po', poi sì, Chiesa fa qualche bella partita. Sì, ma è alterna. Sì. Invece Cuadrado è quel giocatore veramente che ti fa la differenza. Quando si dice individualità, quello è l'esempio perfetto. Classico. Sono aggrappati alle individualità. Però veramente ha fatto una gran partita, ragazzi. Benissimo, veramente ci fa piacere. Speriamo che sia stata poi la scossa decisiva per andare verso una tranquilla salvezza, come meritano ovviamente gli amici di Benevento. Raffaele da San Cipriano. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Buonasera a te. In particolare a Gennaro. Ciao Raffaele. I calciatori hanno sempre un posto particolare nei nostri cuori, grazie, di tifosi. Insomma. Grazie, grazie Raffaele. Certo. Ma poi i calciatori che hanno giocato nel Napoli e che sono tifosi del Napoli a maggior ragione. Certo, no? Certo, non tutti, certo, non basta essere stati calciatori, e nemmeno essere stati calciatori del Napoli. Devono avere delle caratteristiche importanti. Vabbè. Paolo, io volevo parlare anche con Gennaro per vedere che pensa di questo, degli allenatori in generale. Esempio, se ti ricordi Ancelotti, no, una delle migliori partite che ha fatto, Lecce-Napoli 4-2. Llorente e Milik due punte giocarono. Sì, e non è ripetuto più quella formazione. E io le vedo strane queste cose. Per esempio, il Gattuso contro l'Atalanta in casa, in Coppa Italia, in emergenza ha giocato con la difesa a 3 ed è riuscito a non prendere gol dall'Atalanta, poi è andato a giocare le due partite a Bergamo. Quella per esempio è stata una delle idee che non mi sono piaciute, devo dire la verità.
Ho capito Sì, tutta l'emergenza però non abbiamo che vuoi. preso gol, Paolo, però se è andato E a a che è servito, Bergamo, Raffaele? abbiamo preso 3 gol e 3 gol. E ho capito, ma tu veramente volevi perché fare gli allenatori 0-0 andata, fanno questo? 0-0 ritorno e qualificarti ai rigori? Era complicato. Però volevo dire, perché un allenatore una partita gli viene bene, non ripete, almeno per tentare, tipo Ancelotti quella formazione, lui al terzo destra, attaccante, mi sa, insegna no? a sinistra nelle due punte. Oppure non mi piace, non mi piace quella lì, a me non piace questo, quella lì, vabbè. Secondo me, se io mi ricordo i 180 minuti Atalanta-Napoli, i migliori sono stati dopo il 2-1, quando ci eravamo messi 4-2-3-1 e abbiamo avuto quella palla gol, quasi a momenti ci qualifichiamo, in meritato, ma a momenti quando ci qualifichiamo, a calcio, quando abbiamo giocato, quando abbiamo avuto coraggio. Va bene, allora grazie, vabbè, questo volevo dire, in generale, tipo Sarri pure a Milano con l'Inter, fece entrare Milik a 3 minuti dalla fine sullo 0-0. Queste cose qua io non le capisco. Vorrei anche Gennaro, se mi può vabbè, dire qualcosa. Poi questo è difficile. No? Vi lascio. No, Gennaro in generale ti può dire, ma nello specifico gli allenatori hanno le loro motivazioni. Allora, gli allenatori hanno le loro fisse, hanno i loro giocatori che non ne possono fare almeno. E poi io penso che la cosa più importante nel calcio è non snaturare i giocatori per metterli in un ruolo. Per inventarti qualcosa. Con le caratteristiche, no? Per caratteristiche, ma oggi l'allenatore, il più bravo allenatore è quello che sbaglia di meno. Sì. È quello che cerca di mettere in condizione un giocatore di trovare l'assetto giusto per metterlo in condizione di rendere meglio. Il cambiare spesso, o hai giocatori che magari possono dare determinate garanzie in determinati tipi di discorsi, o è meglio non cambiare. Io sono d'accordo sul discorso dell'Atalanta, la partita fa sì, tu contro l'Atalanta se non te la giochi, prima o poi la perdi. Ma 180 minuti, la perdi, cioè, la perdi perché ti andrà bene sul 90. Perché sono bravi. Cioè, noi quella partita mi ricordo eravamo qui e dicemmo, ragazzi, salviamo il risultato, siamo contenti dello 0-0, però... No, ma se era secca e dopo ci andavi a rigore, aveva ragione lui, bravo, quella sera, perché aveva fatto 0-0 e andate ai rigori, ma c'era il ritorno. Questo è il punto. Andiamo ad Ivrea, da Alfredo. Ciao Paolo, è un piacere parlare Eccoli con qua. Te. Ti seguo da, insomma, da sempre, da quasi 20 anni, da quando stavi a Telecapri, insomma, quindi sono Grazie. Cresciuto con le tue disamine. Un saluto anche a Gennaro Iezzo. Ciao. E niente, io volevo ricollegarmi un po' a quello che stava dicendo Pasquale da Roma, sì. Perché infatti era proprio quello che pensavo anch'io, che insomma, della fase tattica del Napoli, che però io noto anche Insigne che accorcia, non solo Fabian che diciamo tende ad allargarsi, ma vedo anche Insigne che entra nel centrocampo anziché allargarsi quando magari le devono sono caratteristiche, impostare. Lorenzo è questa la sua caratteristica, sì. Lui deve partire dall'esterno e venire dentro il campo e poi quando viene dentro il campo qualche cosa succede, che c'ha un piede che non c'hanno molti. Noi ci lamentavamo del fatto che il Napoli non verticalizzava, ma tu per verticalizzare hai bisogno di questi movimenti degli esterni che entrano dentro, se no fai fatica, se no sei troppo prevedibile. Poi lui è preciso, sì. Ha un piede che è impressionante. Lorenzo, quando la, vediamo, deve mettere, quando la deve mettere sulla testa del compagno, la mette sulla testa del compagno. Abbiamo visto tanti gol che nascono così. Cambio gioco, sinistra, lato forte diventa quello dove c'è lui, lato debole, uno deve attaccare lo cambia spazio. Cambia solo il destinatario, Cagliecon, Politano. Cagliecon poi ha avuto un'involuzione, Lozano. Non segnava più, però appena finita l'era della aveva giocata su Cagliecon, è iniziata quella della giocata su Lozano e su Politano. Anzi, parlando proprio di Insigne, mi sta venendo anche in mente adesso una cosa. Io credo che questo fatto che insomma non ci sono tifosi allo stadio, io penso che abbia giovato questa situazione ad Insigne, perché io mi ricordo che comunque era uno di quelli che era sempre vessato, insomma, da tutti, e stava sempre sulla bocca di tutti, soprattutto allo stadio, come sbagliava una giocata, come insomma c'era qualcosa che non andava. Questo può essere vero, può essere vero. Per un'altra fase, questa è la prima fase. Però adesso, poi allora, Gennaro ci hai giocato. No, con Lorenzo l'ho visto crescere da piccolino. L'hai visto crescere, però non ci hai giocato, perché l'anno che arrivò lui... Che lui c'era ancora lui Mazzarri qualche volta in panchina con no, l'anno che arrivò lui a Di Maro che c'era Mazzarri no tu... io a Di Maro non mai fatto non ci sta non c'era. C'era, però lui è, diciamo è esordito nell'anno forse che quando c'ero esordì, io no? Però dico che io il Lorenzo i primi anni di Lorenzo a Napoli sì ti do ragione Alfredo perché era sempre tartassato, però a un certo punto negli ultimi 2 anni a suon di giocate Lorenzo ha fatto adesso cambiare sì. idea a molta gente. Io dico che Lorenzo oggi Alfredo è il giocatore che ha più personalità in questa squadra, è l'unico che no, sì, se deve cercare sì. la giocata o il tiro in porto lo fa,
qualcuno magari non lo fa, lui invece si prende la responsabilità. Devo dire che le cose sono cambiate, per fortuna, in meglio per lui, perché è un giocatore importantissimo. Le sue migliori stagioni, 13 gol, però al di là di quello, fatti in una squadra che ha sofferto per 2-3 mesi, quindi prendono ancora più valore. Sono giocate di qualità e numeri importanti. Prego Alfredo, vai a concludere per favore. Sì, niente, ti dico semplicemente che anche io sono musicista. Guarda, vedi, l'orchestra a tutto Napoli, dobbiamo fare l'orchestra, ma anche chi compra, dobbiamo passare all'orchestra. Sanremo l'anno prossimo. Allora aveva ragione Donnarumma. Che cosa suoni, Alfredo? Sono un pianista. No, ma tutti pianisti, è un casino. Casino. Serve qualcuno alla base, una batteria, un basso, serve qualche batterista. Poi dopo dobbiamo entrare nello specifico, un giorno la facciamo una puntata dove andiamo sul genere per vedere se collima anche la scelta e il gradimento musicale, perché adesso siamo sul vago, però penso che... Jazz, più che altro vedi il jazz, l'R&B, il soul, insomma, con la musica. No, ci abbiamo i stessi gusti. Bello, cioè. Bellissimo. Grazie Alfredo. Va bene. Ciao, grazie. Ciao Alfredo. Anna. E allora c'è... un telespettatore, Vincenzo, che dice: dobbiamo comunque sempre ricordare che fino a poche settimane fa il Napoli aveva metà squadra in infermeria, quindi valutiamo sempre questo prima di dare giudizi affrettati per Gattuso. E poi c'è un altro amico che invece ti chiede, Paolo, dice: Paolo, ma ti sei dimenticato di Sarri? No, non è che mi sono dimenticato di Sarri, abbiamo fatto la settimana, adesso c'è stata, no, ma è un argomento sempre. Però adesso, oggi è lunedì, dopo una partita bella, dopo una grande vittoria, poi teniamo tante altre puntate, mercoledì, venerdì, lunedì prossimo teniamo un'altra puntata che viene pure di nuovo gennaio, e quindi non ci saranno le partite da commentare, quindi credo che scivoleremo sul tema allenatore. Meno se ne parla, meglio è, significa che il Napoli è in corsa e i discorsi ci portano dall'altra parte. Meno male, esatto. Perché se il Napoli non avesse vinto queste due partite, facciamo ora saremmo... Facciamo questa sera solo allenatore. No, pure il mercato già... È vero questo, no. Però diciamo questo fa anche parte del calcio, ragazzi, certo. Che si può sempre che così, dobbiamo fare? Facciamo finta che non è vero, c'è, che... se c'è, poi che Aurelio sta facendo sondaggi. Ma io penso che anche quando le cose vanno bene, un presidente, un direttore sportivo si guarda sempre intorno, perché può succedere di tutto nell'arco di una stagione. Se io devo cambiare nell'arco della stagione, devo essere pronto a prendere già un profilo che potrebbe essere interessante. C'è pure Allegri in questo discorso, perché ieri era una domanda, era ospite a Sky. E gli dicevano, lui dice: l'Italia, mi piacerebbe tornare ad allenare in Italia. Gli hanno chiesto: ma in una squadra che gioca la Champions League? Lui ha detto: dipende, perché chiaramente i nomi più gettonati almeno dalla stampa sono Roma e Napoli, quindi è stato minimalista. Io ti dico la mia, allenare lui. Io ti dico la mia su Allegri: con questo Napoli, Allegri farebbe peggio di quello, no, non dico peggio, farebbe però... meno, come dire, meno di quello che sta facendo Gattuso adesso. Io sono convinto, perché lui ha bisogno di una squadra con 20 top player, dove non c'è un bisogno di un'identità di gioco. Il primo Allegri, però poi dopo si è convinto troppo a diventare un gestore. Ma lui, anche nelle parole che ha detto ieri, si parlava un po' della costruzione dal basso, di questa esasperazione del gioco. A lui non piace, si deve ritornare, lo disse già in un'intervista passata, quando si parlava del sarrismo, e lui quasi un po' come dire, quasi geloso del discorso, bravo. Disse che bisogna ritornare alla tecnica individuale. Senti Gianni, ma noi non teniamo certezze, perché mo mi contraddico, dice: ma tu hai detto che non c'è certezza, ma io una mezza certezza ce l'ho. Se quell'anno, 3 anni fa, stava Allegri da noi e Sarri alla Juventus, con quegli organici, secondo voi come finiva il campionato? Ma col cavolo che lottavamo noi per lo scudetto. Vinceva la Juve, di 20 anzi, forse punti. Con 20 punti più. Onestamente, Sarri ha vinto con una Juve in decadimento e lo sta dimostrando la Juve di quest'anno. Bravo. Quindi ora ci hai fatto arrabbiare assai, ci hai fatto pigliare una collera mai vista. Maurizio, c'è proprio acciso, nel senso che è napoletano, c'è proprio distrutto. Però mica questo ci impedisce di dire che è il più bravo che io, ci sta. Per me, io faccio allenatore, che sono allenatore professionista, per me è il migliore, perché uno che... guarda anche la virgola negli allenamenti. Sarri, dici. Io parlo di Sarri. No, era meglio chiedere. Ragazzi, io non ho mai visto giocare una squadra così, ragazzi. No, ma non lo so. Ma poi soprattutto era perfetto per le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Io insisto su questo perché, ripeto, noi ora valutiamo il miglioramento di ogni singolo che improvvisamente sembra che sia in forma. Forse era prima il problema, no? Se tu metti Fabian, Zielinski, Politano a fare i terzini, i difensori centrali, è chiaro che poi succede qualcosina che non va.
Io Perciò penso una cosa, su guarda, questo, che questa, io penso una su cosa questo che punto delle caratteristiche. Io ho sempre detto che Sarri a Napoli il ritorno prevederebbe una serie di complicazioni, però io credo che lui sia migliorato addirittura sì. con le esperienze negative dal punto di vista del gioco di Chelsea e Juventus, però ha aggiunto quel pizzico di pragmatismo a tutte le altre qualità che aveva già perché mostrato. Perché tu immagini che comunque un allenatore che cura la fase difensiva come pochi, come pochissime. Quello. Già un tu integralista, già hai... possiamo dire forse. Sì, è diventato forse meno integralista, ma secondo me anche meglio, come diceva Paolo. Perché tu magari se c'è un po' di fantasia lo lasci libero, sai... lasciare di libera fantasia un giocatore ti crea quella come dire quell'imprevedibilità che ti può fare la differenza. Non è più come prima, perché ha a che fare con Hazard, con Vidal. Bravo. Non è più come prima, che se un ass fa un dribbling va in tribuna, cioè quindi perché poi lo spartì, lui, insomma, dipende poi dalla lui con un ass lo voleva mettere all'interno con Dybala e con Hazard al Chelsea è stato famoso, è dovuto per forza adattare perché insomma quello poi gli faceva vincere. Gli ha fatto io mi ricordo vincere. Le partite dove Hazard praticamente partiva, no, quello giocava di prima, un tocco, due tocchi, arrivava lui, stava dribbling e perdeva tutti i movimenti che aveva fatto un avversario. Non lo so, però in certi casi gli allenatori devono però lasciare. Nel Napoli questo lo puoi fare ancora. Va bene, ci fermiamo, torniamo per un quarto d'ora finale e quindi a tra poco. Da Euronics Group Tufano fino al 28 marzo c'è il sottocosto. Qualche esempio? Samsung smartphone Galaxy Note 20 tuo a 679 euro. Nilox bicicletta elettrica con pedalata assistita tua a 349 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Normande LED TV 39 pollici, tuo a 169 euro. Euronics Gruppo Tufano. Nova Art Infissi rende fantastica la casa dei tuoi sogni. Dal 1986 con maestri e artigiani realizziamo dagli infissi alle porte, dalla cucina al bagno, dal living alla cabina armadio. Fino all'arredamento completo, i vostri desideri ci hanno fatto crescere. Nova Art Infissi, via Pigna 64, Casalnuovo di Napoli. Telefono 081 522 55 19. Segui le nostre pagine social su Facebook ed Instagram. Benvenuti nel mondo di Termotecnica. Da anni ci occupiamo della cura di caldaie, condizionatori, scaldini e tanto altro. Con passione e serietà ci dedichiamo alla cura dei nostri clienti, vantando uno tra i migliori customer care della Campania. Assistenza autorizzata di marchi Schaffoteau e Armand Saunier Duval. Termotecnica, a Melito, in via Lago Trasimeno 2123. Telefono 081 01 20 311. Sul web assistenzatecnicacaldaie.it e chefto-assistenza.it. Professionalità e qualità, la soluzione giusta con Euroservice. Servizi ambientali, gli specialisti in servizi di pulizia, disinfestazione, pest control, manutenzione aree verdi, bonifiche ambientali, lavori di smaltimento rifiuti. Contattateci, il nostro personale specializzato è a vostra disposizione. Euroservice, a Napoli, in via Roberto Bracco 45, per info 392 318 8088. Eurometal Benitozzi. Dedichiamo il nostro lavoro rispettando le idee altrui e garantendo professionalità e serietà. Lavorazione in alluminio a taglio termico, zanzariere, sostituzione vetri blindati, tapparelle in alluminio, PVC, acciaio, motorizzate e manuali, tende da sole, verande e scorrevoli, lavorazione e riparazione ferro. Qui puoi acquistare i tuoi infissi a metà prezzo, grazie al credito Ecobonus. Eurometal Benitozzi, via Vicinale Tamburriello 1, Casalnuovo, telefono 081 52 29 541.
sicurezza e igiene dappertutto con CHL Service. I specialisti con un'esperienza ventennale nella disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e pulizia professionale di qualsiasi ambiente. Siamo distributori dei migliori prodotti per l'igiene civile e aziendale. Grazie al costante aggiornamento garantiamo ai nostri clienti professionalità, tecnologia ed efficienza. Siamo a Napoli, in via Nuova Poggio Reale 92A. Telefono 081 27 71 443. Sul web chlservice.it. Noval Group. Da oltre 40 anni specializzati nella progettazione e produzione di infissi in alluminio e alluminio legno, 100% made in Italy. Una grande tradizione in costante innovazione e la certezza di un'assistenza tecnica specializzata ci rende apprezzati in Italia e all'estero. Vendita di profilati e accessoristica per serramentisti. Realizzazione di una gamma completa di serramenti, oscuranti e porte interne in alluminio, infissi a taglio termico. Cerca il tuo punto vendita più vicino a te, contattandosi allo 081 831 9604 e sul web novalgruppo.it. Antonio Gaito. Sì, continuiamo ancora l'analisi della partita. Ti faccio vedere questa cosa, Paolo, secondo me che ti piacerà, perché abbiamo visto l'attacco del Napoli, no? Con i quattro attaccanti in linea, però ti faccio vedere come hanno difeso le squadre quando non avevano palla. Vediamo, il Napoli si ricompatta, insomma, chiude... Il Napoli a destra del teleschermo, sì, la Roma destra, avete stringe, 5 a... comunque tiene la linea a 4 e chiude i varchi centrali, no? I trequartisti della Roma, mentre invece la Roma a sinistra del teleschermo chiude i varchi centrali, però tiene la linea a 5. E questo... Sì. Cioè, se tu vedi queste immagini ti danno proprio l'idea, ti fa capire perché è successo quello che è successo, perché il Napoli, esatto, andava sempre, sai, molto, trovava molto spazio, perché il rilevamento proprio satellitare con i minutaggi, e vedi invece la compattezza del Napoli, stretto, linee, sì, strette tra di loro, densità in zona palla, invece, no, vedi come gli togli la verticalità, perché stringendo ve lo collego al gol che fa il tutto Napoli, quel blu che vedete alla destra e alla sinistra della Roma nello spazio, quello spazio, no, il blu, ecco, bravo, tanto faccio quello praticamente ti permette di fare un cambio gioco e di metterli in, bravo, difficoltà e farli, sì, aprire, poi puoi, perché entrare nonostante dentro. Avesse comunque poi questa linea, quindi Fonseca a non 5. Ci piace, ci piace a noi su Fonseca, fammi capire. No, no, perché stiamo valutando poche, abbiamo pochi elementi, però i pochi elementi che abbiamo non, io, mi piaceva, però non lo so, due, con Napoli onestamente ha fatto tutte le mosse che favoriscono il Napoli, l'ho detto in apertura. Ma tu prendi un allenatore al posto di un altro e quest'altro che se ne va l'ha battuto 6-0 fra andata e ritorno, un biglietto da visita non mi pare. Ti dirò la verità, oddio, vediamo, io lo vedo troppo europeista, cioè troppo allenatore da competizioni europee, sai, esatto, dove tu non devi giochi quella partita in quel modo lì e finisce lì. In Italia, che siamo comunque una patria del tatticismo, no? Non lo so, io sono titubante su Fonseca. Bocciamo, però facciamo noi la selezione in modo che Aurelio fa un casting un po' più ristretto, perché ha mai esagerato col casting. Però per restare sulla tua battuta. Buoni. 3-2, 3-2-1, vai. Sempre, allora, di là di Sarri, che ti ripeto, sono sarriano. Tu c'hai, lo so il nome tuo. A me è Roberto De Zerbi. Ma perché quello che ha Roberto, io lo vorrei vedere allenare in una squadra con questa qualità. Con questa qualità, perché lui con squadre anche di livello medio riesce a far esprimere la sua squadra in un calcio importante. Io lo vorrei vedere con una squadra come il Napoli, che ha giocatori di altissimo livello. Secondo me farebbe benissimo. A me sta piacendo ovviamente anche Italiano dello Spezia, però per restare sulla Italiani battuta. Italiano io vedevo per restare sulla Spezia battuta... Cagliari, no? E pensavo, vedendo la partita, questi sono 11 più forti, sono quelli del Cagliari, esatto, come giocatori. 11 su 11 sono più forti quelli del Cagliari. Qua ci sta la mano dell'allenatore se lo Spezia. Io l'ho visto a Benevento. Ma mi ha impressionato. Lasciamo che il Benevento forse è una delle partite, sì, più brutte che ha fatto, però lo Spezia mi ha impressionato per il modo di giocare. Io, Vincenzo, sono il mio compagno di squadra a Verona e, ripeto, abbiamo un grandissimo rapporto. Però secondo me deve crescere ancora. Roberto, secondo me, c'ha qualcosa già in più. Già fatto qualche anno in più in Serie A. Bravo, ha avuto qualche anno in più. Poi non è monotematico, Roberto. Quello che ha, va sempre alla ricerca di trovare soluzioni. Per questo mi piace. Però tutto sommato, diciamolo chiaro, secondo me lui tu potrebbe... non usciresti da questi due nomi.
Non ho capito. Tu, se non si può arrivare a Sarri, tu non usciresti da uno di questi due? Sì, mi piacerebbe, però bene. Io ripeto, su Roberto, perché secondo me oggi... Anche su Roberto. Lo sai perché? Perché secondo me anche nella comunicazione è migliorato tantissimo. Gli anni che ha fatto da allenatore in più rispetto a Vincenzo contano. Italiano contano anche nel sopportare anche la pressione di una piazza come Napoli. Poi c'è stato a Napoli, giusto. No, però per restare sulla battuta, Paolo aspetta il ritorno con lo Spezia. Perché hai fatto il conteggio 6-0 su Fonseca, ora devi vedere Italiano. No, vabbè. Parte dal 2-1, giusto, Italiano? Sì, ma vabbè, però parte pure ce la ricordiamo quella partita. Con la Coppa Italia. Con tutta la stima per Italiano, noi ce la ricordiamo quella partita. Lì non vabbè, c'entra niente. Fare Italiano non c'entra niente. Figuriamoci. È difficile farli gara secca a Roma-Napoli, figuriamoci Spezia. Mi dispiace che quel giorno non mi mise in campo a me, perché io due li facevo quel giorno. Due li facevo. 40 palle gola, un metro alla palla. Due li facevamo, tutti quanti. Così. Salvatore da Cerra. Salve, buonasera. Buonasera a te. Ciao. Ciao Salvatore. Ciao. Allora, volevo fare una considerazione riguardo l'allenatore. Io la penso, se non sbaglio, come Izzo. E per quanto riguarda l'allenatore, io non varierei se non arrivasse grande allenatore, ovvero o Sarri o Allegri. Cioè io, tranne questi due allenatori, non andrei a cambiare, perché comunque vuol dire andare su un giocatore, cioè su un allenatore che comunque sia una scommessa, tipo Italiano, Juric. E quindi andare su una scommessa rimarrei con Gattuso, sinceramente. A meno che non arrivi uno come Sarri o Allegri, andiamo sul sicuro e quindi di conseguenza si fa... Ma ora al di là dell'allenatore, Salvatore, se arriva Sarri, poi se dovesse arrivare Allegri, io preferisco nettamente Sarri, però se dovesse arrivare Allegri, la notizia positiva, sai qual è? Che evidentemente gli deve fare la squadra, perché sennò Allegri non accetta. Cambia 10 giocatori. Gli deve piare i giocatori. Beh, anche una questione di stipendio, secondo me. Con sì, ma fino a un certo punto, però Salvatore, io non penso che gli può dare tutta la cifra che vuole. Oddio, però dicevamo lo stesso con Ancelotti, che voleva squadra, invece poi si accontentò. Lo so, però sono due momenti diversi della carriera di Ancelotti e quella di Allegri. Però pure con Mazzarri abbiamo dato 3 milioni di euro a un allenatore che comunque alla fine era un allenatore normale. Non ho capito, cioè lui lo paga l'allenatore tanto, però poi dopo ci stanno degli allenatori che, essendo in questo momento ancora in auge, al top proprio, dicono se vengo lì mi devi dare determinati calciatori, e questo credo che sia il punto di scontro che rende impossibile l'arrivo di Allegri a Napoli. Poi non lo so, perché allora non credo che l'ideale sarebbe Sarri. Vediamo. Come allenatore, perché comunque è un allenatore anche che comunque vuole bene alla piazza, la conosce, secondo me pure con la squadra che ha attualmente sicuramente sarà l'allenatore ideale per me. Grazie Salvatore. Prego, volevo fare un'ultima considerazione. Vai. Però riguardo una questione tecnica, diciamo che io ho un pallino mio che ho da molto tempo. Io penso che comunque Di Lorenzo sia un giocatore che secondo me è troppo sopravvalutato. Nel senso che quando io vedo la squadra con Isai in mezzo al campo a destra e Mario a sinistra, io vedo la squadra più compatta, diciamo più equilibrio in difesa. Diciamo viene molto sopravvalutato Di Lorenzo e sottovalutato Isai. Ma un giocatore come Isai, secondo me, bisogna rinnovare subito perché è fondamentale. Grazie Salvatore, le cose non si sono messe bene, quindi pare molto difficile che possa restare, a meno che veramente non rimanga Gattuso o cosa difficile, o che non ritorni Sarri. Bravo, era un suo pupillo. Però due parole su Di Lorenzo, dobbiamo anche dire che questo ragazzo gioca da un anno e mezzo di continuo. 50 di fila fa. Cioè non ha mai riposato. No, è un buon giocatore, sicuramente ha dei margini di crescita ancora. Ha qualcosa in più quando teniamo il pallone, forse qualcosina in più. Difensiva, ieri sempre ha fatto quella chiusura molto bella. Quando è arrivata quella palla, lui è rimasto al posto giusto, non si è fatto attrarre troppo da quello che tagliava. Però sempre di lettura, come dicevi tu, perché pure fisicamente Di Lorenzo difende meglio se vai allo scontro, se te li porti in area. Invece se difendi con la linea più alta, Usai ha conoscenze sarriane. Sai che abbiamo visto ieri, molto spesso, ho visto durante la gara, anche gli esterni bassi entravano molto spesso in campo. Lo ha fatto Mario Rui moltissimo. Molto Mario Rui. Vero. Ha guadagnato una punizione dal limite. Bravo, secondo me è stata un'idea di Gattuso. Che tra l'altro questa soluzione, una soluzione sulla quale un po' gli allenatori
timidamente stanno iniziando a lavorare seguendo Guardiola. Uno che lo fa molto è come si chiama? Gasperini. Sì. Allora Gasperini lo faceva già da anni. Sì, però Gasperini lo fa con il terzo, col terzo, col tre. Sì. Invece pure con la difesa a due, se vedi il Manchester City, giocano proprio davanti ai due centrali in verticale, i due esterni stringono Zinchenko e Cancelo. Ci dobbiamo fermare un attimo subito dopo, messaggio promozionale. Ciao a tutti, siamo noi della Expert Gas. Vediamo adesso insieme cosa abbiamo riservato per voi. Il tuo climatizzatore di ultima generazione, compreso di trasporto e installazione, a partire da 599 euro. Tutti i climatizzatori sono con tecnologia inverter, doppia classe A, con modulo Wi-Fi, disponibilità di tutte le dimensioni e potenze. Scegli la tua caldaia a condensazione tra i nostri marchi. L'offerta del mese prevede una caldaia Baxi o Vaillant con climatizzatore da 9000 BTU in omaggio. Scegli il tuo addolcitore salvaspazio per ogni problema di calcare. Nella nostra vasta gamma di addolcitori affinatori potrai eliminare ogni tipo di incrostazione causata da calcare e potrai bere finalmente acqua dal tuo rubinetto di casa. Inoltre vi proponiamo i migliori marchi di stufe a pellet in base alle vostre esigenze. Possibilità di stufe ventilate, idro e inserti per camini a pellet. Chiama i numeri in sovraimpressione. I nostri tecnici saranno a vostra completa disposizione per un preventivo gratuito e senza impegno. Con la musichetta sotto, ma sono qui per salutarvi e per ringraziare subito Gennaro Iezzo, che ritroviamo lunedì prossimo. Un saluto a tutti quanti da casa. Ciao Gennaro, ciao. Anna, la ritroviamo anche lunedì prossimo. Anna assolutamente sì, buonasera a voi, ovviamente buonasera a tutti i nostri telespettatori. E invece Antonio Gaito lo troviamo mercoledì. Eh sì. Ballerino Gaito, mercoledì stai qui, poi il venerdì stai lì, e vai girando un po' dove, per lo studio. Dove volete, io mi adeguo ovviamente. Però c'è tutte le tre puntate Antonio oramai nella nuova veste che speriamo vi sia piaciuto, ma sicuramente vi è piaciuto perché insomma abbiamo aggiunto alle videochiamate, che già è una cosa che vi è piaciuta molto, la presenza di Gennaro che sicuramente vi è piaciuta molto, quindi siamo contenti di come è andata questa puntata. La replica la potete seguire poco dopo le 23:30, noi ci ritroviamo mercoledì per un nuovo appuntamento alle 19:40 con A Tutto Napoli. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti. In collaborazione con Euronics Gruppo Tufano, Prestito Più, Euroservice, servizi ambientali, Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita.